Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui in incognito per fare un gioco letterario che poi pubblicherò sul mio canale sotto la Special Guest of the Month. La Special Guest of the Month siete voi questo mese. Chiederò a delle persone a caso qui alla fiera di indovinare il libro di cui sto parlando solo dall'incipit. Vediamo quanto siete preparati. Vabbè, Inferno, Divina Commedia, Dante. Ok. La Divina Commedia, Inferno di Dante. Divina Commedia. Ok. La Divina Commedia, Inferno di Dante Alighieri. Vabbè, questo è Dante Alighieri, l'inferno. C'è la diritta via, era smarrita. Libro di? Dante, la Divina Commedia. Manzoni, Promessi Sposi. Promessi Sposi. Ok, buongiorno. Alessandro Manzoni, Promessi Sposi. I Promessi Sposi. Manzoni, i Promessi Sposi ed è l'apertura, no? Ora iniziamo. Che non è il lago di Como. Beh, sì, è quello di Lecco, ok. Lezione, vai, spiegaci come funziona. Diciamo, potrebbe esserlo. Non lo so. Aspetta. È qua, scatta l'ignoranza. Scatta. Orgoglio e pregiudizio, Jane Austen. Questo non lo so. Orgoglio e pregiudizio. Esatto. Non ho idea, ma è italiano? No, è in inglese. È un'autrice, ecco che di quanto è. Ah, pure. No, che era fatto anche il film. Senza aiuto? Sì. Ha fatto un film, ecco. Come sposare un milionario. Orgoglio e pregiudizio. Brava Alessia! Sì, Orgoglio e pregiudizio. Ok, in quel senso. Allora, questo è... Mattina di sogni agitati, si trova trasformato nell'invento... Kafka, la metamorfosi. Sogni agitati. Kafka, la metamorfosi. Non è lo scara, non si chiama lo scarafaggio, si chiama... aspetta, lo so. Kafka. Kafka, il libro lo sai? Sicuramente sì, ma non mi ricordo il titolo. Beh, ci siamo un punto per la metamorfosi. La metamorfosi, ok. Kafka, la metamorfosi. Ok, la metamorfosi. La metamorfosi. Porca, di Kafka. Non la so. Monica, vai, vai. Possiamo passare? Questa non la so. Moby. Chiamatemi Smile, è Moby Dick. Ah, la vita di P. No? Moby Dick. Moby Dick. Moby Dick. Ah, è stata lei. Bene. Un punto alla luna, un punto alla luna. Moby Dick. Moby Dick. Harry Potter e la pietra filosofale. No, perché devo stare attenta a quello che dico? So perfettamente quello che dico. A questo dico che è un libro molto famoso che dovresti poter intuire se non hai letto i libri dal film, dai film. Con la signora e il signor Dursley. Potevano sospettare Harry Potter e la pietra filosofale. Harry Potter e la pietra filosofale. Harry Potter. Vabbè. Qui non ho già capito. Vabbè. Oh guarda, cioè lo devo leggere Harry Potter, ecco, nel senso... Mi piace questo.
No, che ho il libro a casa, okay, pure in inglese, perché vorrei impararlo. Ah, ok. Però ovviamente tutto un sacco di libri arretrati e quindi... La vita dei lettori raccontata in una frase. Mi avresti intervistato 2 mesi dopo, l'avrei saputo. Torno a Torino. Va bene. Ti tengo aggiornato su Torino, okay, te la richiedo. Tutte le famiglie felici si assomigliano. Ogni famiglia felice è di a modo suo. Non è una famiglia americana. Oliver Twist. No, ma non so che. La so. Vai, te sei convinta. Ci si somiglia. Anna Karenina. Eh no, lo amo, questo è il mio libro preferito della vita. Ogni famiglia è felice. Anna Karenina. Ah, allora è una frase che ho sentito, ah, però okay, non l'ho letto, ok. Mi ricordo che mi ha affondata nella depressione più totale, ho detto no, senti, okay, i russi. Piccole donne. Piccole donne. E vai, due. Sei anche l'autrice? No. L'autrice no. Piccole donne, donne, sì. Oh, brava. Queste sono piccole donne. Piccole donne. No. Autrice? May Alcott. Piccole donne. Anche l'autrice? Oh, santa misera, un vuoto. Louisa May Alcott. D'essere poveri, sospiro me. E piccole donne. Autrice? L'autrice? Non è l'Alcott. È ok, la... perfetto. Di cui però ho sempre preferito Una ragazza fuori moda, che ah, secondo me è un'opera minore, ma è più bello. Più bello, consigliata. Okay. Esatto. Oh signore. Petrarca? No. Cos'è? suggerisci, camera woman, suggerisci. Curioso, non ho letto. Ignoranze. Okay. Ariosto. Ariosto. Oh, più avanti, più avanti. Iliade. Le donne, cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, le audacie, imprese, io canto. Canto. Aspetta. So che la so, ma non mi ricordo. Ariosto? Ariosto, opera di una persona molto arrabbiata, parla di una persona molto... Orlando Furioso. Questo è il mio modo migliore per farlo capire. No, il Decameron! Scrive di amore, di cavalieri... Per me... Di una persona molto arrabbiata, per me infatti shot, si chiama... E l'Orlando Furioso! Sì. Stiamo rimontando. Non mi ricordo se è Ariosto o se è la canzone di Orlando. Ariosto? Ok, con... sì, Ariosto. È la... È l'Orlando Furioso di Ariosto? Esatto. Orlando Furioso. Non ne ho la più pallida idea. Sparo. No, non lo so. È un autore italiano. No. Rileggi? Baricco. Baricco? Oceano Mare. Oceano Mare. Raga, cioè... No, uomo. Uomo. Fabio Volo. No. No. È duro il chiaro, però. Federico Moccia, no, ma sei morto? È Oceano Mare, l'ho anche letto, però vedi, l'ho un po' rimosso. Come l'hai letto? L'ho un po' rimosso. A un certo punto ero lì che mi perdevo, no, aspetta, che cosa stanno facendo qua? Solo perché hai ripetuto tipo 30 volte mare. Direi Oceano Mare di Baricco. Penso, però l'ho letto talmente tanto tempo fa che ho il vuoto sull'incipit, vai. Passiamo. Oceano Mare di Baricco. No, mai più. Non lo so, orgogliosamente non la so. Questa è la prima scena. Io mi vanto di non saperlo.
non so chi sia Tom. Tom è il protagonista, che quindi sarà e probabilmente anche nel titolo. È trabocchetto? Perché io lo so, cioè l'ho già perfettamente sentita. Questo potrebbe essere... È il Tom Sawyer. Le avventure di Tom. Tom, come è il importante un po' più il suo nome. Le avventure di Tom. Tom Riddle, non lo so. Tom Sawyer. Volevo inserirlo comunque. Sì, Tom Sawyer. Mark Twain. Tom Sawyer. Ok. Non lo so lui. Non lo so. Oggi la mamma è morta, forse ieri, non so. Cacchio, la sapevo. Scrittore francese. Scrittore francese. Baudelaire. No, no, no. Più recente. No, sì. Più buono, però l'avevo già sentito. Sì. Non ho mai letto nulla di francese, credo. No, qua casco dal pelo. Calli. Ho un cameraman che ha capito. Oggi la mamma è morta, o forse ieri, non so. Roman Gary, la vita no. Aspetta, vediamo cosa dice il cameraman. Albert Camus, lo straniero. Bravo il nostro cameraman! Il Signore degli Anelli. Lo so già come lo dice, dico ah. Allora il Signore degli Anelli. La cosa vabbè, che... Bimbo Baggins. Avrebbe presto festeggiato il suo 111esimo. Il Signore degli Anelli. Ok. Ti chiedo neanche l'autore perché mi sembra quasi... È un Tolkien fantastico, esatto, non andiamo oltre. In realtà l'ho letto tipo 10 anni fa, Piccole Donne, però non mi è neanche piaciuto. Attenzione! Magari questa tagliala, non vorrei mai che... Si incendiano. Cioè magari il tuo canale ha un calo di ascolti perché non mi piace Piccole Donne. Ma hai le soluzioni di Sbircio? Allora, sei pronta? Pronta. Partiamo sempre. Poi taglia. No, la parte che userò. Tutto il video. Così vedrete il potere dell'editing. Oddio. Noi leggiamo romance. Se possiamo vedere i nostri ebook, guarda. Capite? Allora, quando una persona viene fuori da uno stato, viene chiamata... Risorta. No. È baricco, se è baricco non lo so, Ok. Qui ci sono. Ok. Vado. Ovvero la specie Guest of the Month siete voi questa settimana. Tu stai suggeriscimela. Allora, vuoi dire qualcosa al pubblico? No, grazie, mi crogiolo nella mia sapienza.